Fatta bene. Sta buono, sta buono, sta buono, non c'è bisogno. Lo so. Lo so, cosa fa? Penso a loro. Siamo con Marco Del Lungo, protagonista di questa vittoria, di questo mondiale vinto da parte del Settebello. Innanzitutto complimentissimi Marco. Grazie, grazie. Davvero tanto. Una bella emozione, anche noi in TV abbiamo visto la finale tutti insieme. Grazie. Davvero una grande esperienza. Quindi quali sono le tue sensazioni dopo questa vittoria? Ma ancora per me è un risultato fantastico, quasi irrisorio, perché non potevo chiedere di meglio dopo questo mondiale, soprattutto anche per la fatica che abbiamo fatto con tutti gli altri ragazzi e i sacrifici messi in questi mesi. È stata un'esperienza bellissima sotto tutti i punti di vista, perché ci ha messo nelle migliori condizioni l'allenatore, il dottore, il fisioterapista, e abbiamo affrontato tutti quanti le situazioni, i problemi, gli errori nel miglior modo possibile per poter crescere e per arrivare a loro. Una finale praticamente perfetta, come hai detto tu, come ha detto anche il CT Santo Campagna. Quindi preparata benissimo questa partita, sentivate già dalle ore precedenti, dall'inizio del match, che poteva essere la gara giusta per voi? Beh sì, comunque tra noi Italia e Spagna c'è stata sempre molta rivalità, ci siamo allenati anche con loro quest'estate. Anche l'europeo con quel gol annullato a Figlioli che non c'era. Anche quello lì, però ovviamente la VAR non era presente in Europa, quindi anche quello è stato un po' per noi una rivincita da tutto quel punto di vista. Però adesso bisogna mettere i piedi per terra e continuare a lavorare sicuramente per l'europeo che c'è a gennaio e per l'Olimpiadi dell'estate. E come hai detto tu, il microfono della Rai, hai fatto questa cafonata. Una cosa di spogliatoio? Sì, sì, è una cosa molto di spogliatoio, perché noi, vabbè, vedendo anche molti film italiani, sai, Cinepanettoni, così, De Siga, tutte queste cose, Boldi, vedendo tutti questi film, magari copiavamo qualche battuta. Sì, perché poi allenate spesso insieme, fate dei collegiali anche di lunga durata, per cui c'è bisogno anche di cementare anche sdrammatizzare anche la fatica fatta, perché si passano veramente 20-25 giorni di preparazione tutti insieme, 6-7 ore di allenamento tutti i giorni, compresa la domenica, quindi non è semplice anche gestire lo stress e quant'altro. Ai quarti la vittoria con la Recens, in finale con l'Ungheria e in finale con la Spagna, forse la gara più difficile è stata quella con la Recens addirittura? Sì, sì, sicuramente. Guarda, le prime partite più difficili sono le prime partite proprio del girone e il quarto di finale. Ovviamente ci aspettavamo un quarto di finale veramente duro e sapevamo che la Grecia con queste nuove regole poteva fare bene, infatti ha fatto veramente bene, anche se nel girone è stata un po' penalizzata per via del Montenegro e anche della Serbia presente. La sensazione è che in questo momento tu sei il portiere più forte del mondo, esageriamo? No, 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 vabbè, sicuramente sono arrivato all'apice della mia carriera, però saranno gli altri a valutare di me stesso. E il fatto che abbia vinto lo spagnolo López Pinedo il premio di miglior portiere ti ha fatto un pochino essere deluso per questa cosa, oppure hai vinto il mondiale? Io ho vinto il mondiale, lo posso dire sinceramente, sono una medaglia d'oro. C'è la speranza per ripetersi fra un anno, sì, a Tokyo, sì, non sì. Lontano, però tra no, con giù lontano, qui. Certo, certo, questo sì, è sicuramente un obiettivo a cui puntiamo tutti, e cui punta soprattutto la nazione italiana, perché dopo Rio c'è stato molto più entusiasmo e noi vogliamo riportare questo entusiasmo nella pallanuoto, che negli ultimi anni si è andato un po' a scemare. Cieca è stato davvero felice di questo successo che ha avuto, in tanti hanno scritto sui social, sabato pomeriggio c'era solo Del Lungo sui social, non c'era più nient'altro, con tutto rispetto, senza voler esagerare, ma questa è proprio la realtà, la portata di quello che hai fatto. Abbiamo visto anche qui, siamo al bar, in tanti sono qui, qualcuno ti ha anche fermato, qui ho anche cercato di portarti certo. Qui alla nostra, al nostro tavolo per poterti intervistare. Beh, sono stati tanti anche i messaggi ricevuti per via WhatsApp, su Facebook, Instagram da parte di tutti i civili e chiesi, poi anche mi ha fatto veramente piacere ricevere telefonate a casa dei miei genitori e di molte persone a noi care che ci hanno telefonato per chiedere informazioni, per farci le congratulazioni, quindi sono veramente felice e ringrazio ancora tutti quanti per queste cose. Non voglio chiederti chi è che ti ha mandato il messaggio, perché sono cose private, però qual è stato il messaggio più bello che ti è arrivato? Sicuramente quella parte di mia moglie, che è quella che ha sofferto più.
più di tutti, insomma, perché chiamavo sia il giorno della notte, anche se c'erano 7 ore di fuso in avanti, quindi sicuramente è lei quella. Un'altra cosa che vogliamo vedere nei prossimi anni, già dal prossimo anno lo speriamo, è una vittoria anche col Brescia. Beh sì, sicuramente col Brescia ci sono stati dei rinnovamenti che sono stati fatti per via sicuramente progettuali e di obiettivi a medio lungo termine, quindi sicuramente speriamo in questa vittoria e nella compattezza di gruppo.